L'incomodo. L'appuntamento con Vittorio Sgarbi. Professore, buonasera. Ecco. Come sta? Dove la disturbiamo oggi? Sono appena rientrato a Roma dopo essere stato a Bergamo a vedere. Al Teatro Sociale, sappiamo tutto, professore. Sì, ieri ho fatto un discorso là, ma poi sono stato a vedere l'Accademia Carrara e i restauri che stanno... Che procedono all'Accademia? Sì, ecco. Procedono abbastanza bene, sono delle cose discutibili sulla, diciamo, copertura esterna del fianco sinistro, ma il complesso, l'intervento è sobrio e consentirà di avere un allestimento, spero, bello. Senta, professore, sì. La città si avvia a essere è candidata come capitale della cultura. Ecco, proprio questo le volevo chiedere. Sappiamo che sono appunto in corso le candidature per la capitale della cultura della 2019 e c'è Bergamo, chiaramente, ma lei ha individuato anche altre città come Urbino e Matera. Su Bergamo però ha utilizzato parole anche lusinghiere importanti, l'ha definita un po' come la Firenze del Nord e ci sorprendeva un po' prima redazione parlandone con gli altri colleghi. Come mai la Firenze del Nord, Bergamo? Beh, è una città ricca di opere d'arte, con architetture, sculture, la Cappella Colleoni, tutto quello che si può avere di maggiore qualità nell'arte italiana tra Rinascimento e Barocco e quindi Firenze è sicuramente molto meno piacevole di Bergamo ed è oppressa dalla sua stessa gloria e dal turismo che la soffoca, e quindi si dice Firenze come dire la prima o più bella città del mondo, e quindi c'è una Firenze del Nord che è Bergamo e una Firenze del Sud che è Lecce, entrambe le quali sono per loro natura più gradevoli di Firenze, che invece è oppressa da un turismo selvaggio. Ecco, forse più godibili anche, proprio per questo. Però la Firenze in questo caso vuol dire città bella, città in cui l'arte ha lasciato la più alta rappresentazione della nostra civiltà, e quindi credo di averlo letto per quello, quando l'ho scritto, non so certo. Neanche, l'avevo detto, ma... Certo. E professore, lei si è espresso anche con termini importanti anche verso Urbino e Matera. Ecco, qual è la bellezza di queste città? Urbino è una città ideale, e benché sia tale per la sua natura, è una città che ha avuto un tempo presente vivo, perché è diventata sede di una università privata, poi credo diventata pubblica, voluta da Carlo Bo, che l'ha resa una capitale degli studi, quindi la città ideale. Non è diventata come in India, in Rajasthan, Fatehpur Sikri, che è una città abbandonata e morta. Questa è una città viva, benché ideale, popolata, vissuta con naturalmente alcuni disagi che la stessa struttura urbana comporta rispetto alle esigenze della modernità, ma sostanzialmente rispettata, a parte che ci sono anche lì delle violenze inaudite fatte sul paesaggio, ma diciamo nel centro storico la città è relativamente ben conservata. Ecco, e le bellezze di Matera in particolare, professore? Matera è l'unica città del meridione che ha avuto un riscatto e la possibilità di uscire dalla condizione di questione meridionale che opprime pressoché tutte le città del meridione, sì, con le questioni relative al lavoro, al disagio sociale, alla criminalità. Lecce ha una vocazione turistica che l'ha preservata da molte delle forme di disagio che caratterizzano tutte le altre città meridionali. Matera a un certo punto dopo Lecce si è trovata nella condizione di essere la città di riferimento per il film di Mel Gibson, e questo ne ha proiettato l'immagine oltre confine.
quindi in qualche modo l'ha anche sollevata o riscattata da alcune condizioni di arretratezza tipiche del Meridione. Del Sud Italia, opportunità che probabilmente anche gli amministratori locali hanno saputo sfruttare e gestire e quindi valorizzare come occasione di rilancio anche della città, oltre che di conoscenza delle sue bellezze. Beh, è vero che la capitale della cultura è più utile per Matera che non per Bergamo Urbino, le quali comunque sarebbero sicuramente agevolate o avrebbero un impulso da questa opportunità, ma non ne hanno bisogno sostanziale, mentre invece Matera potrebbe superare un limite diventando il centro, ovvero la capitale della cultura, a fianco di quello che è riuscita a diventare con le sue forze. Quindi probabilmente nella distribuzione divina o provvidenziale, se la vittoria dovesse andare a Matera, sarebbe una cosa auspicabile anche, insomma. Sì. Senta, professore, venendo a cose molto più così terra terra, passiamo dall'arte alla politica, al dibattito politico. Domani siamo tutti in attesa di capire che cosa deciderà la consulta sul conflitto di attribuzione per mancato riconoscimento del legittimo impedimento di Berlusconi. Si comincia un po' a pensare al dopo Berlusconi, nel senso che fino a poco tempo fa è stato un tema tabù, non solo fra i membri del PDL e gli elettori PDL, ma in generale. Oggi si comincia a pensare al dopo, nel senso che se Berlusconi verrà condannato, poi anche nella sentenza Ruby che c'è appunto il 24 di giugno, c'è il rischio appunto della interdizione dai pubblici uffici, quindi ecco, c'è grande fermento. Si è osservato come l'esito, l'evoluzione della vicenda Berlusconi in realtà condizionerà un po' gli assetti politici del nostro paese, non solo del centrodestra. Lei è d'accordo? Ma io non so cosa farà Berlusconi, ma mi pare evidente che non è una cosa che non si sapesse prima, per cui la consulta potrebbe avere l'energia di far saltare questo maleficio che ha demonizzato comunque Berlusconi più di altri rispetto a crimini che sono sicuramente di tutta la classe dirigente, se sono quelli di cui parliamo, di non so, frode fiscale e altre attribuzioni che ovviamente non possono che essere veniali per uno che ha pagato una quantità formidabile di tasse e che quindi se anche avesse pagato su 450 milioni 3 milioni di meno non mi sembrerebbe un peccato mortale. Per cui in generale se la consulta gli desse ragione farebbe una cosa giusta e corretta. Siccome però si tratta di persone che non hanno il senso dello Stato, altrimenti non farebbero quel lavoro in cui prendono 30.000 euro al mese senza fare un cazzo, ed è gente che è qua guardata con molta proprio insofferenza, altro che Grillo con i suoi, cioè gente la cui inutilità si aggiunge alla fatuità. Beh, insomma, non tutti, non tutti, professore. Comunque ci sono anche dei magistrati che fanno bene o cercano di far bene il proprio lavoro. No, la consulta è impossibile. In consulta si mettono lì, guadagnano un sacco di denaro e non fanno niente di utile perché fanno semplicemente delle esegesi sulla teorica. Cioè una cosa o l'altra è la stessa cosa. Cioè, non esiste una verità oggettiva nelle questioni. Beh, noi speriamo che la decisione che devono prendere la prenderanno sulla base di valutazioni sostanziali. Le faccio un esempio, sono quelli della consulta che hanno ritenuto di dover bruciare le intercettazioni di Mancino Napolitano. Sì. Lei non era interessata a sentirle? Sì, beh, per carità. Cosa, lei ha fatto un'ingiustizia. Come mai lei, che è sempre così giustizialista, non pensa che la consulta ha fatto un atto iniquo, come dice Travaglio? Come beh, dice è un atto che ha voluto tutelare, ma tutelare cosa, la, cosa, come la dire, tutelare. Il, tutelare, le prerogative di un ruolo di del Presidente della Repubblica. Ma non sono scritte nella Costituzione, se le sono inventate. Beh, in realtà c'è un ruolo di difesa di... Il Presidente della Repubblica deve avere un'immunità totale, quindi io sono il più adesivo alla sentenza della consulta, però posso anche ribaltarla e dirle che se io fossi invece dell'opinione che la trasparenza è la cosa più importante, la consulta avrebbe fatto una frode. Si è inventata una regola che non c'era. Mm-hmm. Per questo le dico che non è un lavoro serio. Ma in realtà, secondo me è un lavoro molto serio, perché bisogna...
Napolitano e non vogliono coprirlo a Berlusconi, probabilmente. Hanno coperto il culo a Napolitano, che è un presidente della Repubblica, lo potrebbero coprire anche a Berlusconi. Se non lo copriranno, vorrà dire che non sono quello che dice lei. Sono un gruppo di gente che fa quel cazzo che vuole, guadagnando un sacco di soldi per dire quello che vogliono. Professore, in realtà lei stesso ci aveva detto quello che, secondo le sue, anche le persone che hanno parlato con lei, erano i contenuti di queste... I contenuti, ecco. Io sono l'unico che le conosce. Esatto, e lei stesso ce ne ha parlato qualche settimana fa, anche a fronte di questo... Non sto parlandole di questo, sto parlandole del fatto che la Consulta poteva dire l'opposto. Sarebbe andato bene lo stesso. Beh, certo che è affidata l'interpretazione dicendo, delle leggi alla coscienza delle persone che possono prendere decisioni opinabili. La tradizione la fa con me. Ascolti, prego, me. Prego. Allora, le sto dicendo che sono persone serie, laureate, intelligenti, brave, ma che la loro posizione non corrisponde a niente di necessario. Dicono quello che vogliono. Dicendo quello che vogliono, potevano dire che Napolitano andava garantito e lo hanno fatto, potevano anche dire, perché non c'era, che non andava garantito. Allora, che cos'è questo loro grande impegno? È esprimere un'opinione per la quale prendono 35.000 euro al mese. Allora, voglio dire, o questa gente ha una verità assoluta sacerdotale, oppure esprime delle opinioni. Io mi auguro per tutti opinioni. Noi. Allora, nel caso di Berlusconi, le esprimeranno al 90%, le dirò io cosa diranno. Diranno che sono competenti, che la cosa non li riguarda. O se vuoi scommettere con me, per quindi non dare le corpo di ragione a Berlusconi, diranno che la cosa non li riguarda, non è materia loro. È una possibilità, sì, sicuramente. E come fanno? Avranno guadagnato 35.000 euro al mese per continuare a non fare un cazzo. Sono uno dei tanti enti inutili, Corte Costituzionale, per garantire il potere che interessa loro. Gli interessa Napolitano, lo hanno garantito. Gli fa cagare Berlusconi, non lo garantiscono. Io spero, professore, che le loro decisioni siano guidate da alcune norme che possano... Probabilmente non c'è neanche Dio, probabilmente, che li guida. C'è soltanto la loro pancia. Allora, non so, ma comunque... Non sarebbe democratico, non sarebbe democratico. Io spero che ci sia... Non sono un ente democratico, sono un ente arbitrario, un ente che decide quello che vuole. La Consulta è criticata una volta da Berlusconi... E una volta la Travaglio. Insomma, non vorrei stare nei panni di Berlusconni, professore. Va benissimo. Ma professore, non c'è niente. Berlusconi è fuori gioco comunque. Però che lo mettono fuori gioco per una cosa in cui è evidente che il principio per il quale, qualunque sia il tema, il Consiglio dei Ministri prevale su un'udienza di un magistrato, è evidente a chiunque. Però occorre la Consulta che dirà che non è competente. No, ma perché lui l'ha messo dopo, ma lo mette quando cazzo vuole il Presidente del Consiglio. Finché il Presidente del Consiglio può avere un'urgenza che non deve essere discussa da un qualunque tribunale del cazzo. Quindi non c'è da discutere. Ma se la preminenza della Presidente del Consiglio è la preminenza dello Stato, anche se lo Stato è in mano a un delinquente. In quel momento il delinquente è lo Stato. Ma io su questo non sono d'accordo, però, perché non lo so, preferirei sapere, pensare da cittadino qualunque che il mio paese è guidato da persone comunque che non hanno a che fare. È stato guidato dalla cancellieri agli interni, una donna senza faccia che ha sciolto il mio comune in cui non c'era la mafia, è guidato da quello è un altro tema. Questo è il comune, questo è lo Stato. Quello è un altro tema sicuramente, professore, e lei ha ragione quando evidenzia un problema che è quello della discrezionalità dei giudici. Io le do tutte le prove, è stato guidato da un incapace assoluto ai beni culturali che si chiamava Ornaghi, sì. Da una totale incapace agli interni che si chiama Cancellieri, da una zucca vuota come Alfano oggi e ieri, ma che chi sono che ci guidano? Dei morti, e quelli della Consulta sono morti 4 volte. Soprattutto perché non decidono, professore, come dice lei. No, ma decideranno pure, non possono anche decidere, ma può anche darsi che si alzino la mattina dicendo per garantire il governo Letta, diciamo che Berlusconi aveva ragione. Berlusconi ha ragione a priori, perché il Presidente del Consiglio, anche se fosse l'atto più ignobile, mettere una riunione del Consiglio dei Ministri quando hai un'udienza, comunque è il Presidente del Consiglio, non ci può essere un'autorità superiore alla sua. Esatto. L'udienza della signora Boccassini per andare a sentire delle cagate sopra Rubi o l'udienza su Medias è più importante di un Consiglio dei Ministri, ma dove è scritto?
C'è da dire che Berlusconi si è inventato che doveva andare a parlare della finanziaria in Europa e nessuno lo voleva ascoltare, eh. Questo bisogna anche dirlo, che insomma forse ha anche un po' abusato di questo atteggiamento. Però insomma, beh, ci vuole misura, professore, ci vuole misura da tutte le parti. E su questa frase, misura, perché se ci fosse misura il mio comune non sarebbe stato sciolto. L'ha sciolto una donna vile che davanti a un magistrato che si chiama Guglielmo Serio ha detto: non scioglierò il suo comune, andrebbe processata, ed è stata ministro degli interni. Quello è un altro problema importante di cui abbiamo parlato, professore. Sicuramente, no, anche lì c'è dello Stato, però lo Stato cosa fa? Che siccome il ministro degli interni era lei, non ero io, la sua autorità ha prevalso, salvo poi, come nel caso di Bordighera, sciogliere un comune per volontà di quell'altra zucca vuota, animale cornuto che si chiama Maroni, e poi scoprire che non lo poteva sciogliere. Pagherà Maroni per lo scioglimento di Bordighera? Pagherà o no? La vedo dura, la vedo dura. Quell'uomo schifoso. Intanto il professore sta facendo la lotta col suo padre fondatore Umberto Bossi, anche lì insomma. No, vale 100.000 Maroni, vale 100.000 Maroni. Maroni è una merda assoluta. Assoluta! Ne sarà felice, professore, di sapere che lei la pensa così. Certo che lo è un dato oggettivo, non è un'opinione. Professore, va benissimo. Senta, noi la ringraziamo per questa chiacchierata così bella, agitata di oggi. Ci sentiamo domani. D'accordo, grazie. Arrivederci.